Allora, io sono Marcus Crane, signore e signori, benvenuti nella seconda puntata del Let's Play di Astroneer! Ma che bellino! Signori, nell'ultima puntata abbiamo esplorato un pochino le potenzialità di questo gioco. Abbiamo fatto il laboratorio di ricerca, abbiamo fatto il forno, abbiamo andato a prendere il rame, abbiamo scavato nel sottosuolo per prendere l'alluminio e lo zinco, abbiamo fatto il motorino, questo qui che ci permette di gironzolare, e il vostro MK è andato a prendere altre risorse. Quindi, semplicemente trovate più alluminio, più rame, più zinco, più composto e più resina, quindi non sono andato per niente avanti, ma ho soltanto preso la vecchia robetta. Abbiamo un problema di energia, signori. Questo è indubbio. Abbiamo soltanto un generatore solare e uno piccolo a cui ci dobbiamo mettere un pochino di organico, altrimenti le cose non vanno avanti. Opla. Ma io direi che è giunto il momento per noi, amici miei, di dover guardare oltre. Innanzitutto raccogliamo le ricompense. Abbiamo. Ah, questa qui, ragazzi, fermi, però ho scordato. La sfalerite che ho raccolto ci sblocca questa roba stranissima. What the fuck is this? Ma è enorme, sembra un treno. Cosa cazzo? Posso appoggiarlo? No, raga, forse c'ha bisogno di una piattaforma. Allora, asfaltiamo qui. Ok, mi sembra abbastanza grande. E boh, boys. Tiè, beccate questo. Ma che cazzo è sta figata? What the fuck? Fermi! Cos'è? Un ossigenatore gratis. Dello zinco, dell'alluminio, un detrito. Ah, ci spiega anche come fare per distruggere i detriti e prendere la centrifuga del terreno, molto interessante. Una boccata d'aria fresca. Vabbè, questo probabilmente. Ma qua. Ok, ci sono delle missioni nuove. E raga, io sta cosa non la sapevo. Cioè, non l'ho mai vista in realtà, perché io giocavo alla beta, c'era un cazzo. Uno strano oggetto. Ok. E una boccata d'aria fresca, ok, quindi queste qui sono, me le prendo. Mi dà anche una cella di energia, grazie. E probabilmente va messa qui. Wow! Figata! Signori, fermi tutti, il galostro. Forse hanno aggiornato e hanno messo il petting, il timing, cioè praticamente ci abbiamo. La lumaca. Che è sta musica strana? Aiuto. Ma che è? Forse possiamo avere degli animali domestici. Ma che figo. Lo devo collegare, visto che abbiamo dei sensori. Io quasi quasi lo collego. Facciamo così. No, sì, vabbè. No, troppo lontano. Ne prendiamo un altro. E voilà. Però sarebbe stato bello se tu. Ah. Capito, fosse il contrario. Minchia, se sei corto, fratello. Facciamo così. Perfetto, perfetto. Forse neanche serve, eh. Però fa niente. Guardate, siamo senza energia, boys. Vediamo se ci dà qualcosa di sexy. Dei beats. Dei beats. E un filtro per l'ossigeno. Poi ci chiede di prendere i gusci. Ah, quei cosi bianchi che abbiamo incontrato. Vabbè, il filtro dell'ossigeno lo appoggiamo qua che ci serve. Intanto l'alluminio lo mettiamo qui e lo mettiamo qui. Andiamo a vedere un po' quello che ci serve. Ci serve, raga, generazione di corrente. Questo poco ma sicuro. Andiamo a vedere. Abbiamo il generatore medio, un alluminio e un tungsteno. Quindi non possiamo farlo ancora. Rame e vetro per il solare. Alluminio e ceramica per l'eolico. Allora, io sto lavorandomi dei bit qui. Questi sono detriti. Io direi di svuotarci l'inventario e andare mesti mesti, dove sta il nostro generatore piccolino, con una batteria, andare a cercare l'argilla. Questi sono. Questo è il vostro Marcus Crone, che è previdente, sa che questo gioco è pieno di risorse, che non è che si possono staccare tipo Minecraft, quindi ho fatto una piattaforma solo stoccaggi medi. Poi quando sbloccheremo minerali ancora migliori potremo fare cose più fighe. Mettiamo questo qua. Oh. Signori, io direi di andare all'avventura e visto che siamo andati a sinistra, vediamo quali speciali, come si dice? Sorprese? No, speciali speciali. Sorprese
Sorpresa ci riserva quest'altro lato. Abbiamo il... Sì, c'è il segnalino di casa, c'è. La cosa bella di questo gioco è che ogni volta che vai in giro trovi cose diverse. Trovi cose relitti. Beh, forse quella lì vale il pelo di... la pena di menzionarla. Andiamo verso il fascio di luce super figo. Intanto vediamo se becchiamo un relittino. Che io adoro quella parte, proprio là. L'amo. Che c'è del composto, Massimo, vieni. Potremmo prendere quelli da scansionare, ma chi se ne frega. Ah, eccolo qua. C'è un piccolo relitto. Sempre filtri per l'ossigeno. Che lag quando scendo dal coso. Questi cosini fanno laggare un pochino, eh. Accettiamo questo. E ci mettiamo questa. Qui ci potrebbe essere del... Eccolo laggiù, lo vedete? Ma penso che voi sarete stati attirati, la vostra attenzione è stata attirata dal... questo figo coso alieno! Spettacolare. Allora, non voglio fare troppi spoiler. La conchiglia! Mi sono distratto per la conchiglia, giuro. Ah, scansiona. Questo sì che è strano. Questi cicci cicci si azionano a corrente e... devono essere alimentati tutti e tre queste cose. A seconda della grandezza del mondo, ce ne sono di più o di meno. Tipo, un mondo grande ce n'ha 6. E attivandoli sbloccheremo una funzionalità del nucleo del pianeta. Quanto rame! Beh, a questo punto, io me lo ciuscio, no? Questa è una gran figata. Però, secondo me, il gioco da questo punto di vista è ancora molto acerbo perché è un po' noioso farlo, devo essere sincero. Però lo faremo, non vi preoccupate. Ah! Rame che, se non sbaglio, serve proprio per il solare piccolo, ma anche per quello grande, eh. Oh, giusto, l'ossigeno, 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 l'ossigeno. Io quando vedo le risorse parto a tromba. Fermi, questo non l'avevo visto. Fermate il mondo. No, non ci basta. Ovviamente è limitato il nostro piccolo ciccio pizzo, eh. Ma che cavolo è? Una struttura. Passiamo di qui. Vediamo se riesce a salire i sassoli. Ragazzi, un avamposto abbandonato. Ma che figo! Ma che figata! L'argilla che tanto desideravo. Questo che cos'è? Detriti. Oh, questa è buona. Oh, posso prenderla? Ah, carina questa. Piccina, picciò. Però vabbè, non mi serve. È tutto rotto. Qui qualche altro esploratore spaziale ha preso un sacco di pizzoni del bordo. Beh, ok. Quindi questo è rotto, questo è rotto. Questo funziona? No, è rotto. È rotto. Bello questo per metterci quattro cosine qui, eh. Figo. Attenzione! No, sono sbagliato. Questo qui lo possiamo sbloccare. Di solito dentro c'è roba interessante. Un'altra cozza. Guardate, l'esplorazione è divertentissima. La trovo un sacco divertente. Questo c'ha qualcosa. Estensori. Poteva andare peggio, poteva piovere. Quindi andiamo a caricarlo con il nostro ciccipuzzi. Sperando che ce la faccia, eh. Che non è detto. Allora facciamo così. No, è lontano. Però posso fare. Ah, questo va a quantità. Quindi non importa la potenza, importa che tu carichi queste cose. Vediamo che succede. Ah, campione di tecnologia. Trattieni per scansionare. Quasi 500 bits. Niente male. Molto, molto, molto bene. Questa è un'altra cozza? Siamo a 3 su 5, ragazzi. Io non so se sblocca delle lu... ma è pieno! Scusate, mi emoziono. Questa parte non c'era quando giocavo io. Ce l'abbiamo fatta a gusci di questa roba qui. Sapete che vedo poco? Vedo poco... 10. Vedo poco l'argilla, forse starà sotto.
La mia argilla? O forse sopra? Non lo so. So soltanto che continueremo questa esplorazione fino a che non troveremo qualcosa di cicciotto. Come se quello non bastasse, eh? Attenzione, se non sbaglio, questa è grafite. Vediamo un po'. Grafite, signori. Niente male. Nuovo materiale sbloccato. Figatissima. Ho fatto il piano di rame, così non vi annoiate a vedermi spaccare la roccia durissima. Fortunatamente era superficiale. E ottimo, ottimo. Con la grafite facciamo gli imballatori, se non sbaglio. Gli imballatori sono il modo per rimpicciolire delle cose, delle strutture troppo grosse per essere trasportate altrimenti. Bene, bene, sono felice. Là c'è altro rame, ma mi sembra di essere abbastanza cicciotto. Guardate qui. Vedete quanto è bello? Eh? No. No, non volevo che tu finissi qui, mi dispiace. Opla, opla, e op... niente, uno me lo devo portare così. Opla. Quello che vorrei è non perdermi. Già non si vede più il faro, raga, serve una bussola qui, serve a fare la bussola, aiuto! No, bisogna tornare a casa. È bello andare ad esplorare, ma vi posso assicurare che perdersi in un pianeta grande come Silva è terribile. Quindi torniamo a casetta. Ah, che soddisfazione tornare a casa carichi di roba, di bottino. Eccoci qui, guardate che bello. Voilà. Parcheggiamo, anzi, la metto un pochino più qui, così posso ricaricare il nostro CCVuzzi. Impazzito, questo è un glitch. Intanto carichiamo la nostra base, se ne ha bisogno. E qui, ragazzotti, dobbiamo fare questo. Bam! Mamma mia, guarda quanto rame! Quindi forse è il caso di fare così e metterci qui la nostra grafite. Ora, avevamo qualcosa che serviva per fare con l'argilla, no? Ma non era l'argilla, era la ceramica. La ceramica, se non sbaglio, è questo cotto, solo che lui non mi mette... Bravo, mettimi la ceramica, pure, eh. Così forse riusciamo a fare un po' di corrente, un po' di elettricità. Eccola qua, alluminio più ceramica, ce l'abbiamo. Mentre questo è rame più vetro, però non ce l'abbiamo. Dai, sblocchiamo l'eolico. Serve ancora il litio. Giusto, allora, alluminio. È lui? È lui. Ma certo che è lui. E, come potete vedere, non mi sta facendo la ceramica. Ah, no, sì, strunz, scusami. Sei strunzissimo. Allora, togliamogli questo. Togliamogli questo. Pezzo di fango maledetto, bastardo. Diamogli una botta co al contrario. Vedete, è molto più veloce, eh? Molto più veloce. È già finita. Porca troia. Cazzo, fratello. Diamogli un po' di organico. Fino a quando non avremo le batterie grosse, ragazzotti, non riusciremo ad essere sostenibili, perché la batteria comunque si carica mentre noi non usiamo il coso. Oh, ci sta facendo l'argillona. Il rame lo mettiamo qui. Ma no, con rame facciamoci comunque un solare piccolo per gradire. Eccolo qua. Ora dammi la mia cosa, bastardo, dammi la mia ceramica. La voglio, la desidero. Dammela, sei lento. Guardate che mi fa impazzire, che fa i palletti qua. Bene, stampante piccola. Turbina eolica media. Ah, che spettacolo, questa sì che produce. Certo, non può produrre meno di uno. Allora, questo qui, io direi che uno ce lo prendiamo noi per portarcelo appresso in caso disperato e l'altro lo mettiamo qua. Ok, anzi no, mettiamo qui. Mentre, eccola qua, il solare che va su un 2, lo mettiamo qua. L'eolico, scusate. Sbrem, quanto mi produce? 5, ragazzi, quando funziona, eh? Adesso non sta funzionando, quindi quando... Eccolo, eccolo. Beh, 5, 5 già è molto, molto meglio. Bam, ce lo buttiamo giù. Allora, andiamo a vedere le nostre quest. Innanzitutto, però, devo fare un po' di ricerchina.
Non mi ricordo se questo vuole qualcosa. Salve? Si può bucare? Bucare qui dentro? Ah no, questo qui ti dice, ti parla soltanto di come si fa. Quindi di qua probabilmente ci sbloccherà cose. I don't know. Allora, luce in lontananza ci dà 500 bits. Tre tubi. Grazie. Oggetto missione, terrario vuoto. Terraria vuoto. Starbound no. Vediamo un po'. Cos'è? Terrario vuoto. Deve essere riempito con elementi specifici prima che sia pronto. Sì. Elementi tipo? Tipo questo? Oh mio Dio, sì! Era proprio quello che voleva. Dovrei leggere il manuale di istruzioni, lo so. Ma sono pigro, non mi va di leggere i tutorial. Quindi lo scopriremo soltanto vivendo ondolo, 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 ondolo ancora. Questo lo stacchiamo. Beh, questo lo dobbiamo mettere. Perfetto. Mi faccio un altro contenitore. Contenitore? Ah, si fa con la resina. No, la resina ho detto. Uguale, lo facciamo. Questo lo appoggiamo qua. Così quando scaviamo riempiamo il doppio delle cose. Tra l'altro ci servirà anche dopo. Certo che però ne ha caricato davvero poco, zio. Ah, ma c'è scritto: terreno, zinco e semi di saltavite. Ora, io lo zinco lo conosco. Dovrebbe essere lui. Ma la saltatite, ma che straminchia è, raga? Posso spostarti? Sì. Lo mettiamo qui. Oppla. La saltatite. Sarà una di quelle bestie qui sotto? Andiamo a vedere. Oddio, che discesa incredibile. Sarà questo? Canzone. No. Canzone. Canzone. Non c'è il seme, scusa. Dava pure il seme, giù. No, questo è il pop corallo. Air pop. E dove minchia? Come si chiama? Dove la cerco, ma la trovo. Che è lì? No, è tutto zinco. Bastardo. Qui che è? Oh. Madonna la roba. Madonna. Guarda la roba per ricercare le cose. La dinamite, fermi. No, non è la dinamite, è un chip exo. Forse anche meglio. Eccola, boys, è lei. È lei, distruggiamola. E prendiamo il seme. Mo non so se ne servono più di uno o più di io li prendo tutti. E questo? Questo posso ricercarlo, però mi dà 26, sei proprio un tirchiaccio schifoso, questi? Tra l'altro c'è un sistema per farmare infiniti bits, però ovviamente ancora non possiamo farlo. Tutti i braccini, automatismi, cose. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora, mi piace un sacco. Allora, adesso dovremmo riuscire a riempire il terrarium. Non ho la più pallida idea di che cosa ci riserva, perché, vi ho detto, io mi sono perso tutti gli aggiornamenti. Tutti quanti? Facciamo un altro di questi. Non so perché ho fatto. Vabbè, chi se ne frega. E, signori, attenzione, il terrario è completo. Un habitat per me, una specie di... Attacca il corno per attivare l'esca. Che devo attaccare? Scusa, il corno. Ma tu c'hai il corno? Vediamo che ci dà. Un piccolo clacson a tromba. Oh mio Dio. Che cazzo? Ma sei serio? Come... Va bene. Lo metterò qui per adesso. Abita a me una specie di cazzo. Attacca il corno per attivare l'esca. Attaccaci il corno. Ah, me lo posso portare appresso. Ok. D'accordo. D'accordo. Va bene, per questa parte direi di dedicarla alla prossima puntata. Voglio andare avanti però. Qui. Sbloccare la centrifuga del terreno mi è molto, 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 molto utile. Quindi voglio andare a sbloccare. Tra l'altro è che mi sono rotto il cacchio di fare quel coso.
A me non c'è la ceramica. A me, vabbè, lo sblocco e basta. Dimmi che ti va bene. Sblocca, stampa e collega un mod potenziamento. E sblocca, stampa e collega un travano mod potenziamento. Che dovrebbe essere da qualche parte. Questo mod potenziamento del terreno. Questo qui ti manda più veloce, lo posso fare. Questo qui ti allarga il cerchione. Ovviamente consuma più corrente, eh. Mentre questo riduce la deformazione del terreno, non ci potrebbe interessare. Direi che più veloce ci interessa. Quindi facciamo lo zinco. 5, 5, 5, eccolo qui. No, dove vai io? No, batteria. Batteria piccola, solo con lo zinco? Non male. Però intanto facciamo il potenziamod. I potenziamenti vanno messi qua, amici miei. Quindi adesso scaviamo più velocemente. Se, non sembra, ma vi posso assicurare che lo è. Ma c'è un problema. Desidero l'argilla e non vedo l'argilla. Dov'è la mia argilla? Alla fine della fiera mi è convenuto andare a cercare l'argilla perché torno vittorioso con l'argilla e con un altro generatore eolico. Che figo! E una dinamite. Guardate qua. Tutte cose che si trovano esplorando in questo magnifico gioco. Quindi togliamo questo, mettiamo quello e poi queste cosine le attacchiamo. Ah, dove lo metto? Dove lo metto? Questo no, questo sì, lo mettiamo qui. Oddio, in realtà questo qui, vabbè, sì, dai, lo mettiamo qui. Guarda il sole, ma è un pochino storto, va bene. Per amore dell'assenza dei glitch. Allora, signori, abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo un po' di clay, un po' di argilla. Ah, ce l'ho nell'inventario? Sì. Anche un chip EXO. Lo poggiamo qui sul cicciopuzzo. Andiamo a cuocerla. Ah, che meraviglia! E a breve, signori, non ci servirà più andare a trovare risorse basiche perché non mi ricordo più quello che dovevamo fare perché è passata mezzo un po' dalla corrente. Quindi era strumentazione. Ah, il trapano mod, giusto. Eccolo. Allora, trapano mod, trapano mod, trapano mod, questo. Uno di ceramica, perfetto, facile, facile. Eccola qua. No, è questa. Bam. Potenzia mod, trapano mod. Tu. Come per quell'altro, dobbiamo metterlo qui. Ah, potenzia la forza di perforazione. Quindi adesso possiamo minare la pietra senza quella brutta animazione e la lentezza. Vediamo se ci possiamo mettere una cozza qui dentro. Io la chiamo cozza, ma in realtà è conchiglia, giuro. Dov'è? Eccola qui. Ma andiamo a prendere anche le nostre ricompense, signori. Una delle meccaniche che adoro, 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 adoro Teodoro è assolutamente quella della centrifuga per terreno. Vediamo un po'. Cozza, cozza, cozza. No. Sì. Ah, non ci va la cozza. Che stracacchio ci va qua dentro? Beh, non lo so. Non lo so. E lo so, fra, non lo so. Questa è quella giusta. Pa, 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 pa. Ampia 2, 3 di resina. Ah! Vedete? Abbiamo finito la resina. Allora, tu che fai? Normalmente andresti a prenderla, no? Ma in questo caso spostiamo, congeliamo questa. Mettiamoci questa qui. Spacchettiamola, magari la giriamo, ok? Qui dentro noi ci possiamo mettere i contenitori di terreno. E ce ne dovrei avere un altro, eccoli qua. In base a quanto terreno abbiamo messo, possiamo centrifugare ed ottenere composto, resina, organico, argilla, quarzo, grafite, molto importante perché non ce l'abbiamo, e uno di ammonio, molto poco, però è una meccanica di bilanciamento nel caso in cui finiamo senza carburante su altri pianeti. Allora possiamo ottenere anche un pochino di ammonio che appunto serve per fare il carburante, raga. Guardate qui che figata. Ovviamente questa consuma un bordello di corrente. Quanto mi consumi? 6. Adesso non c'è vento e quindi è lenta come il cucco. Però molto lentamente genera. Molto lentamente. Moltissimamente lentamente genera risorse. Certo, sarebbe bello se adesso iniziasse ad arrivare il vento. Eccolo! Vedete che va più veloce. Grandi, questi qui fanno 5 e 5, eh? Niente male.
Oh. Hai finito? Minchia come turnica. Dovremmo esserci? Yes! E poi li distribuisce automaticamente nei posti in cui può. Quindi adesso andiamo a fare una. No. Due. Sì. No. Sì. No. Fa. No. Sì. Sì. Così una bella piattaforma per lei. Con queste ci facciamo un altro stoccaggio. Oppla. E signori, non avremo più problemi di risorse base. Ogni volta che andiamo a scavare otteniamo terreno, il terreno lo mettiamo qui, possiamo centrifugare e riempire i nostri stoccaggi di resina per fare tutto quello che ci serve, di argilla o di quarzo. Boys, io vi sanlustro perché questa puntata è durata un pochino per quanto riguarda la registrazione. Spero vi sia piaciuta. Stiamo espandendo la nostra base, vi ricordate com'era? Beh, sarà ancora più grossa la prossima puntata. Bella per voi! Ciao!